Eccoci, buongiorno, siamo a Portofino, siamo in compagnia del sindaco. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, abbiamo appena intervistato il sindaco di Santa Margherita, ci ha parlato di questa splendida giornata che ci accoglie anche con un bel sole e soprattutto la sinergia che c'è stata tra i vari comuni e gli enti regionali, no? Ecco, è stato un momento molto positivo anche per la politica. Sì, assolutamente, c'è stato un grande lavoro. Portofino è rimasto isolato dalla notte del 29 di ottobre, c'è stato un grande lavoro con Regione Liguria, Città Metropolitana e tutte le istituzioni, la prefettura. Io li ringrazio perché hanno dato veramente subito a Portofino un grande sostegno, perché ripeto, eravamo isolati, mancava l'acqua, mancava il gas. Praticamente una rinascita oggi, ecco, sì, oggi dire. Per noi è un ritorno alla normalità. Usciamo da questa emergenza tutti più forti, tutti più uniti e siamo pronti per affrontare il futuro con uno spirito ancora più forte. Perfetto. Volevo chiedere, il 23 di marzo è stato ratificato il gemellaggio, diciamo, con Courmayeur, una tappa molto importante anche per espandere oltre confine, diciamo, l'immagine del territorio ligure, valdostano, ma tutto italiano. Assolutamente sì, sono due eccellenze del mondo, Portofino e Courmayeur. Un grande piacere, ci siamo incontrati col sindaco, un ragazzo giovane, anche lui molto attivo per il suo comune. Ci ha ospitato in un momento di grande emergenza, lo ringrazio. Ci ha fatto andare sul tetto di Europa, sul Bianco, a presentare la campagna turistica della Regione Liguria. È stata un'emozione veramente, perché la bellezza che c'è anche là è strepitosa. E sono stati vicini, hanno sposato questa situazione con grande entusiasmo e il 5 di luglio saranno qua in piazzetta da noi. Abbiamo concordato già adesso, verranno qua in piazzetta, presenteremo altrettanto la stagione turistica invernale di Courmayeur della piazzetta. Ecco, questo è uno dei tanti eventi, diciamo, dell'inizio stagione che si protrarranno a Portofino, immagino. Sì, questo adesso, oggi, vabbè, questo sarà un grande evento che andrà mediaticamente in tutto il mondo. È un segnale forte che dice che Portofino è ritornato alla vita normale, che Portofino aspetta i turisti, perché comunque Portofino è dei portofinesi, è gestito dai portofinesi, ma è un patrimonio del mondo, ecco. Certo. Il mondo può tornare tranquillamente a Portofino a visitarlo, perché Portofino merita di essere visto da tutti, perché vedete voi qua con un po' di sole, questo è un paese che regala la gara veramente emozioni che riescono anche a far superare l'emergenza. Poi noi che siamo liguri lo sentiamo maggiormente. Beh, diciamo, ce l'abbiamo nel cuore forte, forte, certo. Forte, e l'impegno è stato massimo per tornare a vivere, perché l'intero Tiguglio, l'intera regione Liguria chiedeva quando avete la strada. Certo. Ecco, è stato un desiderio forte. Sì, perché... diciamo che poi oltre confine si enfatizza anche molto in negativo, no? Invece ho visto che c'è stato veramente una grande raccolta di intenti e si è cercato veramente di arrivare prima possibile a risolvere questo problema. Assolutamente sì, c'è stata veramente una collaborazione, una spinta da parte di tutti per arrivare al più presto con le ditte che hanno lavorato, insomma, veramente io ho incontrato tante brave persone, tanta gente che lavora, io appartengo al mondo dei lavoratori, sono un lavoratore, ho trovato il mio mondo sulla strada, della ricostruzione della strada, e è il mondo in cui ci credo, ci sono cresciuto grazie ai miei genitori e sapevo da subito che avremmo fatto la strada e anche prima di Pasqua. Perfetto. Perché vedevo lavorare le persone. Benissimo, sindaco, io la ringrazio, è stato molto cortese di averci dedicato e in bocca al lupo e buona fortuna per il proseguio della stagione. Vi ringrazio. Di nuovo, grazie. Vi aspetto prossimamente.